Buongiorno, sono le 9:47 e io sono sveglia già da tipo mezz'ora. Ora vi spiego perché. Ok, allora, oggi giornata di uscita, è domenica, e devo vedermi con un'amica, con Lari, perché dobbiamo scambiarci gli ultimi regali. Lei ha fatto il compleanno, dobbiamo vederci, non ci siamo riusciti a vedere per motivi X. E poi appunto abbiamo gli ultimi regali di Natale, cose da scambiarci, di cui discutere, eccetera. Quindi andiamo fuori, ci troviamo in giro e passiamo qualche ora insieme fuori. Se riesco vorrei vloggare tutto, quindi poi se mi ricordo ovviamente, ma penso di sì, vi farò vedere la reazione al suo regalo, che non è niente di che, è un pensierino, ma insomma ci sta. Di una parte di sicuro sarà super contenta perché, beh, ve lo spoilero tanto. Praticamente lei sta, come me, colleziona manga, ha iniziato a collezionare dei manga e sta cercando, vorrebbe finire Haikyuu. Solo che sono tanti e quindi anche a Natale le ho regalato qualche volume in modo da aiutarla. E poi le ho preso un portachiavi, sì, buonanotte, un segnalibro a tema Harry Potter, quelli di legno fatti decorati, belli. E poi gli anelli di Solitaire, o meglio, il suo personaggio, Solitaire è uno dei suoi anime preferiti, sta collezionando anche il manga. E il suo personaggio preferito è The Kid. E lui ha due anelli, uno di qua e uno sull'altra mano, uguali col suo simbolo che è il teschietto, molto molto cute. E quindi io gliene ho presi due perché lui ne ha due, giustamente. E niente, ora sistemo un po' e dopo vi faccio vedere come mi vesto. Non giudicate, ma dopo vi spiego perché. E basta. Poi mi preparo, devo mettermi un po' di correttore, eccetera, e poi si può partire. Questi capelli che fanno perennemente schifo, ma ok. Sono felice di uscire. Come? Aspetta che Ok, sposto la mano, che bella. allora qui abbiamo il regalo di compleanno, quindi prima letterina, Ok, insomma, vai. Biglietto, biglietto, letterina, forse Babbo Natale. letterina, insomma. La carta l'ho scelta apposta, comunque, Happy birthday cartoncino. to you. Vabbè. Serve un... Bene. Poi quelle te ne ho stampate qualcuna. Tanto poi devo stamparle No, effettive. ok. Hai scelto quelle che ti piacevano di più? Sono delle foto di Monaco, comunque, se mi interessa. Tanto. Delle foto di Monaco. Yu-Gi-Oh! Bene, poi c'è la letterina. Ok. Se volano, parcheggio. Sentirete un po' La di tengo bip io, se aspetta, comincia a le volare tengo io, no, qualcosa. le tengo io. Perché ho... Ok. Che belli questi stickerini piccolini. Sì, dimmi se non si capisce quello che ho No, scritto. Ho si scritto capisce, male, ma io scrivo si male. capisce. Ma tu scrivi male. Ok. Di base, quindi.
Poi vuoi rimetterle insieme così non volano? Sì. mamma mia, colombi. Oh, ho perso la graffetta. Piango. Vabbè, non importa. Vabbè, dopo la cerchiamo. Da qualche parte sarà. Allora, gruppo grande. Sì. Chissà che cos'è. Chissà cos'è. Che cos'è. Intravede anche da qua. Vabbè, ma nel senso non è una cosa... Non era affatto spoilerata. Considerate che le abbiamo presi in due, cioè sono numeri, sono mischiati, è palese. Insomma, vabbè, questo... Ma perché dal 28 passi al 32? Dettagli. Ma tanto ve l'ho già spiegato, insomma, che cos'è, ve l'ho già detto cosa sono. Oh. Questa. È una delle mie preferite. Cioè io non lo seguo, ma quella è una delle mie copertine preferite. Stupenda. Quando l'ho vista, quando l'ho vista ero tipo wow, che figo. Questo è il preferito di Gianni. Ah, carino. Thank you. Thank you. Wait a moment, adesso devo fare una cosa. Se vuoi pausare il video. Ok. Vedo un 9 e 3 quarti. C'è un tema dietro, è ricorrente. C'era un'altra cosa che però non sono riuscita a prenderti e quindi vabbè. Quindi il tema è andato in malona. No, vabbè, mi dispiace un sacco perché ci sarebbe piaciuto tantissimo, però vabbè. Vabbè, riciclala per la prossima volta. Se lo trovassi da qualche altra parte te lo prenderei, sì. È sempre là. No. Sono sticker. È un segnalibro. Sì, quelli me li hanno dati, gli adesivi. Wow. Sono figurine. Me le hanno date, te ne ho presa qualcuna che sapevo poteva, tipo il 9 e 3 quarti, che poteva interessarti. Male. Vabbè, rompi. Odio sto scotch. Rompi, rompi. Non fidatevi mai dello scotch bianco, cioè non fidatevi. Quello c'è trasparente. Quello c'è a casa. Ok, aspettate un attimo. Aspetta. Ok. Vai. No vabbè, anche il sacchetto. Guarda. Antiporcone. Allora. O quello c'era a casa. Contentati. Ok. Allora. OMG. Anche quello ce l'ho da tipo mesi, mesi e mesi e mesi. Che wow. E poi vabbè, quelle sono delle figurine di Harry Potter, insomma, niente di... Ah, sono carucce! Sì, lo so, no, sono carine, sì. È che a me non interessano. Ma a te sapevo sarebbero interessate. Un po' di più. Vorresti appiccicate da qualche parte? Vabbè, certo. Che bella questa. Wow, wow, wow. Siamo le Adi. Vai, vai, vai. Questo secondo me è il più bello. Cioè, non è valore, è proprio il valore significato, intrinseco. Il significato. E allora lo apriamo bene. E invece no. Ho dovuto fare tipo 4 giri così non vedevi cos'era. No, vabbè, ma volevo comprare. Sto male. Fortuna non li hai comprati. Sto male. A parte la figata perché, cioè, no, si apre. Vabbè. Pre. Piango. Vabbè. Ok. Ma loro l'ho già contestualizzato cosa sono, gliel'ho già spiegato. Sono fighissimi. Sì, vabbè, ma non... Ah, si aprono. Cioè, neanche il mignolo qua. È lo stile dell'averne due come ce l'ha lui. Ho capito, ma io non posso mettermi tutte e due, cioè contro lui sarebbe, no, non ci sto. Lui capirebbe. Vabbè, ma io ho detto se devi fare il cosplay ne hai due, lui ne ha due, scusami, giustamente. Nelle città però non si apre.
Vabbè, ma sono nuovi, non li ho neanche mai, cioè li ho visti e basta. Ok. Ce la facciamo, non eh. Credo. Vabbè, rimarrò così. Vabbè, è un po' scomodo comunque, in qualsiasi caso. Vabbè, comunque sono gli anelli di Solitaire. Kid. Solitaire. Stracarini. Niente, basta, questo è il regalo. Bene, questa ripresa molto estetica di noi che camminiamo, per dirvi che fa freddo, cioè tipo le mani viola, e che adesso abbiamo trovato una mostra, quindi e se chi ci conosce bene sa che è gratuita. Potevamo dire di no, potevamo dire di no, no, quindi andiamo a vedere com'è, sperando che sia aperta, che sia tutto, possiamo visitarla. Scusate, mi è arrivato un messaggio, dicevi che valga i 30 minuti di camminata, sì, effettivamente sì. Però vabbè, almeno ci scaldiamo un po', facciamo un po' di moto e andiamo in bagno, perché eravamo in un parco. Volete sapere cosa abbiamo fatto? Andate a vedere sull'altro canale che abbiamo registrato delle cose su TikTok. Anche su TikTok. Esatto. Sì, sì, ci stava arrivando, e anche su TikTok. E adesso diciamo solo mezzo spoiler che tutti sanno quanto è bravo Taemin. Sì, Taemin. Jaehyung a cantare. Volevo mettere un po' di sguidi. Chi, scusa? Taehyung. Vabbè, insomma, così, un po' così, avevo capito. Questa, e se ve la facciamo vedere dopo, se riesco vi faccio vedere qualche immagine, qualche quadro, sì, quadro, perché credo sia una mostra, però non dovrebbe essere male, cioè il nome... Boh, Kandinsky, appunto. Ma gratis non mi carba, con Kandinsky gratis non stanno bene insieme. Però quindi, boh, vedremo. Magari sono riproduzioni, sono, certo. Non lo so, bootleg, boh, che ne so io. Vedremo, vi facciamo sapere. E se facciamo qualcos'altro, sicuramente andremo a fare qualcos'altro al caldo. Tipo bere un caffè. Tipo, per esempio. O mangiare una fettina di torta. Onesto. Dai, sarà il tuo compleanno, ti regalo. Onesto. Comunque per quello ti regalo una fetta di torta. Pausa navigatore. Bene, saluta. Stiamo facendo pausa merenda. Mi sei il McFlurry e io un milkshake al cioccolato e basta. Da 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 da.
mia serata si conclude così, a casa, ho mangiato, sono arrivata a casa, mi sono fatta la doccia, ho mangiato e mi sono preparata qua a letto per andare a nanna. Prima però ero indecisa se guardarmi un documentario così o continuare con Signore degli Anelli, perché ho iniziato, ho guardato il primo, non guardare il secondo e il terzo, solo che sono lunghi e ho bisogno di concentrazione e stasera non avevo concentrazione, non ci sarei mai riuscita a guardarli e quindi mi piacerebbe guardarlo tutto di fila e quindi dovrò mettermi con calma un pomeriggio durante la giornata, magari lo spezzetto mattina e pomeriggio e lo guardo. Perché parte il flash? Non sopporto il flash. Quindi stasera documentario, questo è Fedele da morire ed è su Discovery Plus e parla non sette ma tipo comunità, tipo gli Amish, tutte queste cose qua. Ho appena iniziato, quindi adesso do un'occhiata e guardo. Non ho idea di quanto sia venuto lungo questo video, però vabbè, non importa, ma c'è tutto l'unboxing, quindi di sicuro non è corto. E basta. Comunque, come avete visto, siamo andati a vedere la mostra, molto molto carina, molto bella, soprattutto gratuita, cosa che ci ha stupito parecchio, però ci è piaciuta questa cosa, molto bella, mi piace. E niente, ora niente, vado perché guardo un po' e come vi dicevo vi aggiorno ormai su Instagram se guardo Signore degli Anelli quando li avrò finiti. Però non mi piace il primo, non so se leggerò mai il libro, ve lo dico, perché secondo me è un tipo di scrittura, quella di Tolkien, che non mi ispira, cioè proprio non è il mio genere di scrittura. La storia anche sì, ma la scrittura non lo so, quindi dovrei magari provare a dare un'occhiata, un po' di righe a una pagina e dopo decidere. Comunque vabbè, comunque guarderò i film. Ci si aggiorna, non ho idea di cosa, quale sarà il prossimo video, però vabbè. Vi farò vedere la camera come l'ho sistemata, perché ho sistemato un po' i libri e tutto, e i manga, quindi quello sicuramente ve lo devo far vedere, ovvio. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, io vi saluto, ciao, bye bye. Mi sono andato a raffreddore.